Ciao a tutti, sono Marta, del collettivo di architettura The Perspective. E il collettivo nasce a Venezia e tra le altre cose si interessa, dello spazio collettivo e delle comunità che lo vivono. Grazie a Bell'Uomo Donna abbiamo avuto, l'occasione di approfondire una tematica a noi molto cara, ovvero la relazione tra l'ambiente costruito e i cittadini. E in questo caso specifico della fruibilità di parchi giochi da parte di persone che arrivano nel nostro territorio e che non lo conoscono. E è stato un lavoro di mappatura e di selezione, il cui frutto finale è questa mappa, dove potete trovare una panoramica dei principali parchi giochi del territorio feltrino e alcuni servizi utili ad essi correlati. L'intento della mappa è quello di fornire uno strumento che possa facilitare la conoscenza del nostro territorio attraverso spazi ludici dedicati ai più piccoli e alle più piccole. Anche la veste grafica delle mappe è stata pensata per coinvolgere in modo giocoso bambini e bambine nell'esplorazione della città. E ci auguriamo comunque che l'iniziativa possa essere utile anche a chi conosce già il territorio, dato che non sempre si ha conoscenza di ciò che la città può offrirci. Quella che avete sentito è la voce di Marta che ci ha raccontato una recente progettualità del collettivo The Perspective, una realtà costituita da un gruppo di architette operanti nel territorio veneto e che si è impegnata proprio di recente su un progetto dedicato al contrasto della violenza contro le donne, ciò in collaborazione con l'associazione Belluno Donna. E qui in studio con noi abbiamo Carolina Giacomella, che è operatrice di Belluno Donna. Ben trovata, Carolina. Grazie. Ti do del tu, Carolina, perché siamo tutte un po' più o meno coetanee, ecco, mi metto anch'io vicino a voi per raccontare quindi di questa bella progettualità, quindi è proprio il caso di dire, no? Le donne per le donne. Abbiamo già avuto quindi qualche anticipazione con Marta Possiedi, una feltrina, e raccontiamo quindi meglio di che cosa si tratta questo progetto. E come operatrice dell'associazione Belluno Donna, per tutto l'anno 2022 sono stata impegnata su un progetto che è stato supportato dall'8 per 1000 della Chiesa dei Valdesi e che si chiama Non da sola, percorsi di empowerment sociale per donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori. All'interno di questo progetto l'associazione ha avuto la possibilità, attraverso diverse azioni, di sostenere la genitorialità delle donne che per situazioni di violenza si rivolgono appunto al nostro centro. E una delle idee che è arrivata è stata quella di utilizzare la conoscenza dell'architetta Marta Possiedi, che appunto è una giovane professionista che lavora sul territorio veneto, e abbiamo pensato assieme come sfruttare, diciamo, la conoscenza architettonica e urbanistica della cittadina di Feltre al fine di migliorare l'integrazione sul territorio che le donne possono avere. Le donne che vittime di violenza, giusto, che possono essere vittime di violenza, e quindi anche come riuscire ad avvicinarsi, ad inserirsi nel contesto. Ci siamo infatti accorte che nelle situazioni in cui una donna che è anche madre ha vissuto o vive delle situazioni di violenza, molto spesso è messa in difficoltà su più fronti. Uno di questi è anche la propria genitorialità, ovvero anche il rispetto dei tempi di lavoro e di cura nel caso in cui, per esempio, si trovi ad essere una madre single. E abbiamo pensato che sia importante poter sfruttare tutti gli spazi che ci sono all'interno della città e del territorio per poter anche sostenere le relazioni sociali. Per questo abbiamo pensato di operare una mappatura di tutti i parchi giochi del comune di Feltre,
E questo lo abbiamo trovato interessante in modo da poter sviluppare un prodotto anche cartaceo da poter Ecco, consegnare alle lo donne. stiamo vedendo, infatti, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia. Questa, per esempio, Carolina, che cos'è dunque? Questa è la mappa della cittadina di Feltre, dove si vede un orientamento geografico di tutte le principali attrazioni della città e vengono segnalati in modo molto chiaro i parchi giochi che ci sono, l'età a cui sono dei bambini a cui sono dedicati e anche alcuni fatti storici della città, come per esempio le mura, eccetera. Abbiamo pensato a questa soluzione anche perché all'Associazione Belluno Donna talvolta arrivano anche delle donne migranti che magari non sono nate nel nostro territorio feltrino e quindi è per loro possibile avere un maggiore orientamento rispetto a tutti i servizi Quindi offerti. uno strumento utile e il collettivo ha dato il proprio contributo dunque per la realizzazione di questa mappa. Assolutamente, le architette di The Perspective sono state molto disponibili e assieme abbiamo pensato anche a che cosa mettere nella mappa e quindi abbiamo pensato anche al fatto di inserire le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ecco, molto bella anche la foto che stiamo vedendo in questo momento del gruppo di queste professioniste, di queste architette, tutte donne, tutte, quindi una grande sinergia al femminile che si adopera, per le altre donne. Assolutamente, crediamo sia fondamentale il fatto di avere attenzione rispetto alla genitorialità che le donne che hanno vissuto situazioni di violenza si trovano ad affrontare, perché bambini e bambine comunque vivono talvolta dei contesti di violenza assistita, perché comunque fanno parte del nucleo e della rete familiare che, dove a volte succede. Situazioni di violenza psicologica piuttosto che sessuale, economica. E quindi il fatto di dare alle persone uno strumento che possa essere utile per conoscere il territorio e per poter vivere al meglio tutte le opportunità che ci sono, abbiamo pensato fosse un'idea virtuosa. Ecco, infatti particolare è anche il nome di questo progetto che richiama comunque ad un'attività che è tipica dei più piccoli. Esatto, il progetto si chiama Pronti Partenza Si Gioca e abbiamo pensato anche nella creazione del materiale di farlo a uso di bambino, quindi anche l'aspetto è molto giocoso e speriamo che anche nelle mani dei più piccoli possa essere utile per orientarsi all'interno della città. Carolina, come mai questo progetto nasce proprio da Feltre? Allora, l'associazione Belluno Donna, che è nata nel 2003, tra l'altro il prossimo anno compirà anche il ventennale del suo lavoro, e ha quattro sportelli in tutta la provincia di Belluno, Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico e Feltre. E su Feltre abbiamo visto che sono molti i parchi giochi ed era difficile trovare un luogo, un sito che potesse rappresentarli in totalità. E per questo abbiamo pensato di iniziare da quel comune, con la speranza magari di poter in futuro avere delle risorse per poter approcciare anche gli altri comuni della provincia. Ecco, tra l'altro ricordiamo che comunque Marta è anche una feltrina e quindi conosce bene il territorio, ma poi l'obiettivo, se ho capito bene, è anche quello di riuscire ad allargare tale progettualità alle altre province del Veneto, proprio grazie anche alla collaborazione delle tante architette che fanno parte del collettivo stesso. Esatto, adesso il progetto è quasi pronto per poter andare in stampa e sarà fruibile anche attraverso il sito dell'Associazione Belluno Donna e sarà un work in progress il fatto di vedere anche come le donne rispondono a questo progetto, se rappresenta davvero un'utilità.
e poi in seguito potremo pensare a quali passi adottare. Ecco, dicevamo Carolina, questa progettualità viene presentata adesso, insomma siamo a fine anno, siamo nel periodo del Natale, comunque i riflettori sul tema della violenza maschile contro le donne, insomma, vanno tenuti accesi costantemente, purtroppo anche la cronaca a livello nazionale ci pone davanti agli occhi continui casi di femminicidi, ma insomma di soprusi anche di vario titolo. Esatto, e infatti l'associazione Belluno Donna si occupa per tutto l'anno, 365 giorni l'anno, di portare avanti dei progetti. Adesso, per esempio, siamo occupate anche con un progetto che si chiama Percorsi partecipati per contrastare la violenza di genere, che è supportato dal Centro Servizi Volontariato Treviso Belluno e si occupa di creare una rete reale di sostegno alle donne in tutta la provincia di Belluno delle varie associazioni che ci sono, perché ci siamo accorti che l'associazionismo in provincia è forte ed è presente, però non sempre c'è uno scambio di informazioni, per cui siamo passate da una mappatura di tutte le associazioni esistenti e ora stiamo procedendo con la reciproca conoscenza delle varie associazioni, di chi fa che cosa. E faremo anche delle giornate di formazione sulla violenza di genere, tutto con lo scopo di poter aiutare le donne in quei territori come l'Agordino, la Val di Zoldo, il Cadore, l'Alpago, dove non sono presenti degli sportelli fisici di Belluno Donna, per poter essere sempre più vicine al centro antiviolenza e quindi sapere a chi rivolgersi nel caso ci fosse bisogno di richiedere aiuto e rendere anche le persone che animano queste associazioni maggiormente consapevoli riguardo tutto ciò che concerne la violenza contro le donne. Deve esserci un lavoro di squadra, certo, un lavoro collettivo per quella che è una battaglia sicuramente sociale per contrastare questo fenomeno che sappiamo essere trasversale e quindi davvero l'impegno deve essere giornaliero, costante, come dicevi tu, Carolina, per remare tutti in una stessa direzione. Dove si possono trovare comunque ulteriori informazioni su questa progettualità o comunque anche sul collettivo stesso, Carolina, per magari se ci fosse qualche nostro telespettatore che volesse approfondire con voi queste tematiche? L'associazione Belluno Donna è attiva sul sito bellunodonna.it e sui canali Facebook e Instagram, dove si trovano appunto anche le pagine relative alle progettualità in corso. Tra l'altro, se qualcuno fosse interessato, abbiamo anche una newsletter dove inviamo tutti gli eventi che settimanalmente portiamo avanti di sensibilizzazione e promozione sul territorio. Mentre invece il collettivo di The Perspective si trova sulla pagina Instagram. Ecco, quindi l'informazione e l'invito ai nostri telespettatori è quello di andare a visitare questi canali social in modo da conoscere ancora più da vicino quanto di prezioso fanno queste realtà per la comunità. Poi è bello perché c'è comunque anche un'amicizia, c'è una sinergia di intenti, vero? Siete tutte giovanissime, quindi è bello collaborare insieme per un unico grande obiettivo. Assolutamente. Io ringrazio quindi Carolina Giacomella, operatrice dell'Associazione Belluno Donna. Un saluto e ringraziamento anche a Marta Possiedi e a tutte le rappresentanti, le appartenenti quindi al collettivo The Perspective e ci troveremo ancora per parlare, per ritornare ecco, su queste tematiche. Grazie Carolina. Grazie a voi. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.